quindi tutte le donne e gli uomini dei tempi che ci hanno preceduti, e naturalmente anche perché noi queste cose le si conservi, perché vengono consegnate a nuovi contemporanei che ne facciano a loro volta un uso assolutamente soggettivo e direi tendenzioso. Poi ai posteri spetta il giudizio sulla qualità dei diversi momenti delle interpretazioni di questo antico. Quindi questa manifestazione su Ferlinghetti non è un momento isolato, ma come sanno molti degli artisti, quello della letteratura e quello dell'arte figurativa. Ora, per offrire al pubblico la possibilità di accostarsi ad entrambi, diciamo, ad entrambi questi linguaggi di Lorenz Ferlinghetti, abbiamo organizzato due pomeriggi. In questo pomeriggio, tra l'altro, speriamo di riuscire ad avere il video collegamento con Lorenz Ferlinghetti, che è a San Francisco, a casa. Tra l'altro è molto presto per lui di mattina, perché ci sono 9 ore di differenza di orario, e quindi tramite Skype cercheremo di avere un suo saluto. E questo pomeriggio servirà anche a introdurre il personaggio Ferlinghetti in una maniera abbastanza generale, e in questo ci aiuterà Giada Diano, che insieme con Elisa Polimeni, che è qui con noi anche, è curatrice di questa mostra. È un'americanista e se volete conoscere di più, casa, se non di più, a Elsa Silvestrini, che è stata l'animatrice, l'ideatrice, la realizzatrice di questa importante iniziativa. È un'iniziativa alla quale a me tocca appunto di riferire la partecipazione sentita di due istituzioni, come è stato già detto, l'una è il Pen Club, tutti sanno cos'è il Pen Club internazionale, il ruolo che ha svolto soprattutto nei decenni passati, ma ancora oggi, proprio per la promozione, per la difesa della libertà di espressione e per la promozione della cultura eminentemente letteraria. E dall'altro lato devo riferire anche il saluto più cordiale del rettore della nostra Università dell'Orientale qua di Napoli, la professoressa Lida Viganoni, che era impedita per compiti istituzionali a venire, ma che manda i suoi saluti più cordiali, confermando così quanto è sentito il patrocinio che l'Orientale ha dato a questa bella iniziativa. Quanto al resto non tocca a me esprimermi, io non sono un letterato, sono uno storico della filosofia, come ricordava Enza Silvestrini, ecco, però una cosa che mi intriga, cioè io non conosco ancora la biografia di Ferlinghetti, avevo letto qualcosa del Ferlinghetti poeta in anni anche un po' lontani, e avevo avuto occasione di conoscere un paio di volte la città di San Francisco, città affascinante, all'avanguardia per la scienza e per la cultura, ma che proprio in quanto è all'avanguardia in qualche modo tiene molto alla tradizione, forse è una delle città americane, a parte forse Boston e qualche altro quartiere, qualche altra città, che più mantiene i legami con le radici europee. Se uno pensa a certe librerie del centro di San Francisco, sembra di essere qui a Portalba, o libreriole dell'antiquariato del quartiere latino, come pure l'amore per l'antico che si traduce nel recupero di antichi tram dismessi dalla
dall'uso cittadino a Roma e a Milano, acquistati, restaurati, che conservano ancora la pubblicità Magneti, Marelli, eccetera, e che circolano per il centro. Ma a parte queste cose di colore, ecco, io se posso appunto aggiungere, apprendo proprio oggi questa presenza di Ulisse e di Omero, questo collegamento, il cane di Ferlinghetti che si chiamava Omero, dove appunto il cane proprio nell'Iliade svolge un ruolo importante nel ritorno di Ulisse. Ancora antico e modernità e avanguardia che si toccano. L'Ulisse di Omero, appunto, il cane di Ulisse, ma poi appunto c'è l'Ulisse di Omero che torna da vincitore e si riposa dopo le sue traversie. C'è un altro Ulisse, anzi ce ne sono due che pure vanno ricordati. È l'Ulisse di Dante, che non pago delle traversie e delle imprese compiute nel suo lungo ritorno, preso dalla noia, dalla volontà di conoscere, dalla volontà di esplorare, dall'avventura del pensiero più che del senso dell'avventura tipico degli eroi, si rimette a viaggiare e valica le colonne d'Ercole e va nell'oceano fino a che arriva in vista del Purgatorio. C'è un aspetto di Dante, questo, che non molto spesso viene ricordato, no? C'è questa apertura, questa uscita dal mondo chiuso. E poi abbiamo l'Ulisse di Joyce, che sappiamo cosa significa, e poi questi riferimenti su cui probabilmente ci verrà detto qualche altra cosa, omerici dello stesso Ferlinghetti. Quindi a me proprio piaceva fatto davvero di leggere, tanto più che ad oggi è uno dei libri di poesia più venduti del mondo.
da ragazzina che lessi questa raccolta a 16 anni, fu colpita proprio dalla bellezza straordinaria, perché mi sembrò un richiamo alle dita della verità, proprio un richiamo alla coscienza. Ed è una raccolta poetica militante, ma nel senso più puro del termine, perché si tratta di una militanza della coscienza. E credo che oggi non esista davvero nulla di più radicale che aderire alle istanze della coscienza. Generation è un gruppo di bambini all'angolo della strada che parlano della